Bene, cari amici web radio ascoltatori, nonché anche amici web telespettatori, siamo di nuovo qua con il nostro caro amico dottor Giuseppe Filidoro, che io posso avere l'onore di stringere la mano per la seconda volta, quell'altra volta anzi non l'abbiamo fatto, con il libro che sta presentando in queste settimane qui dalla libreria Ubic da Castelfranco Veneto in provincia di Treviso. L'altra volta ci siamo visti con l'altra intervista dal centro del libro a Treviso in zona fiera, dove abbiamo avuto anche un altro incontro in precedenza. Ebbene, caro dottor Filidoro, questa volta stringiamo un po' la mia logorrea che ben conosciamo, amici web radio ascoltatori e web telespettatori, che saluto veramente calorosamente e ringrazio per seguirci in www.saiuzwebradio.net, che è il nostro blog dove scriverci, nonché poi, cari amici, nella nostra pagina Facebook, in Facebook naturalmente con il nome Saiuz Web Radio staccato, potrete trovarci e scriverci e trovare questa intervista. E naturalmente, aggiungo un altro contattare anche il dottor Giuseppe Filidoro con questo nuovo libro che ha scritto, con questo suo libro, e anche tramite tutte queste app, perché ci la congiunzione anche come link, non solo fisico ma anche di collaborazione, per quanto riguarda la Research, che voglio appunto nominare quest'altra volta, che è l'associazione di cui il dottor Giuseppe Filidoro e la dottoressa Carla Tece, che salutiamo e ringraziamo per essere stata qui con noi anche questa sera, seguono e danno una mano. E preannunciamo questa nostra futura collaborazione con Saiuz Web Network, perché ricordo, Saiuz Web Network è Saiuz Web Radio e Saiuz Web TV, e la Research, e parleremo anche di questo. Partiamo dal libro, facciamo un sunto perché i nostri cari amici web radio ascoltatori e telespettatori hanno già visto l'intervista dell'altra volta. Io vorrei puntare su un aspetto, se posso permettermi, dottor Filidoro, anche perché ci siamo conosciuti un po' meglio, ed è un onore veramente, vi posso garantire, amici, aver conosciuto questo splendido dottore, posso dire anche umanamente, perché questa sera mi ha colpito parecchio, ancora di più dell'altra volta, riascoltando, ma soprattutto anche poi ogni incontro ha un suo perché, come dice lei anche, no? Da ogni incontro ricaviamo diverse cose. Mi è piaciuto molto l'aspetto sempre più umano della vicenda, che io poi concordo, se posso permettermi, nel mio piccolo non mi voglio arrogare diritti o presunzioni di alcun genere teatrali, sono cose che un po' ritrovo nel teatro e trasmetto comunicando a chi naturalmente viene ai miei corsi. Non è che mi voglio fare pubblicità, sì, la faccio, con naturalmente conflitti di interesse, però mi piace perché vedo questo binomio e soprattutto questa stessa lunghezza d'onda in cui mi ritrovo in quello che lei ha detto. Quindi vorrei puntare, più dell'altra volta che siamo stati magari anche un po' più sul pseudotecnico, diciamo, sull'aspetto che mi entusiasma di più, che è come un po' quando vediamo dei film all'americana, invece noi dobbiamo apprezzare la nostra cultura, viene fuori tipo certi film, l'aspetto umano dell'arricchimento che lei attinge da ogni caso, ma non solo, e dall'aspetto umano che c'è dietro, che poi arricchisce lei come persona. E mi è piaciuto il fatto che se lei riscrivesse un libro a distanza di un anno e mezzo non sarebbe più il dottor Filidoro imparentato con l'altro. Anzi, io mi chiedo come si fa a scrivere un libro, perché personalmente io, dopo aver scritto una pagina, starei lì ancora a cambiare decine di cose. Come ha fatto? Quindi le ho fatto tante cose, come sempre logorroico, e lei ha un terreno veramente fertile su cui camminare adesso e ampliare questa discussione. Sì, dunque, per dire in due parole l'aspetto umano che l'ha colpita Gianluca, io concludo questo mio libro dicendo, ed è qualcosa in cui io credo molto, che l'incontro, e questo vale per ogni incontro, ma insomma ovviamente qui ci parliamo nello specifico di un incontro terapeutico, che ogni incontro, indipendentemente dagli esiti più o meno positivi di questo incontro, inevitabilmente lascia tracce di sé in entrambi i contraenti. Questo per dire che nel incontrare un paziente, chiaramente il percorso può essere più o meno accidentato, può essere più o meno difficoltoso, può andare incontro ad una maggiore o minore riuscita, ma di certo di questo incontro umano ognuno dei due porterà con sé qualcosa che sempre comunque arricchisce entrambi i contraenti di questa
specifica, particolare, irripetibile relazione. Qual era l'altra cosa? Sì, e questa è una cosa veramente importante e bellissima che ho colto anche ancora di più questa sera, penso sia venuta fuori anche in base alle domande che poi anche i nostri amici web telespettatori potranno vedere, in quanto Saiuz, che ringraziamo essere dietro la telecamera, ha ripreso e manderà poi in onda su Saiuz Web Network. L'altra domanda era quindi, e adesso io non me la ricordo più esattamente, sempre per far bella figura, per la mia logorrea solita, però era inerente sempre a un arricchimento, sì, certo, umano che dà, e mi piace anche che lei ha ampliato il discorso dicendo che poi ogni incontro è a sé, e l'arricchimento umano che dà anche professionalmente, quindi questo ritorno, certo. E voglio sottolineare, quindi le lancio anche un'altra palla da mettere in rete, quanto è stato utile, che anche questa sera lei l'ha sottolineato, l'esperienza, quanto sia stata utile l'esperienza anche nel pubblico da dove lei proviene, sì, che ogni volta sottolinea e non, questo le fa onore, rinnega o disdegna, quindi questo mi è piaciuto anche questa sera parecchio. Quindi quanto è utile quindi questo arricchimento personale sul professionale, e nello specifico quanto le ha dato anche, sì, nel tempo? Sì, nel libro lo dico, io ho un'esperienza precedente da psichiatra, io ho lavorato molti anni nei servizi pubblici come psichiatra, un'esperienza certamente complessa, a tratti anche disagevole, dolorosa, a volte frustrante, ma che sicuramente mi ha arricchito non solo professionalmente, ma mi ha arricchito come uomo, mi ha arricchito dal punto di vista proprio così personale, della persona che sono. A me piace pensare che oggi quello che sono, sono così anche per tutta l'esperienza vissuta intensamente, per tutta l'esperienza professionale fatta anche nei servizi pubblici. Questa mia esperienza, che è anche un'esperienza di vita, io me la porto dentro come qualcosa di prezioso, davvero, che comunque, che comunque entra in ogni relazione, sia nelle relazioni così più umane, quotidiane, sia in quelle più attinenti strettamente alla mia professione. Veramente ammirevole, come dico, e mi piace. Bene, io le chiedo scusa se come sempre col mio entusiasmo logorroico non le ho dato molto spazio, ancora meno dell'altra volta, ma è perché proprio c'è questo nostro feeling, diciamolo, e mi va anche di esaltare la sua persona, anche intesa anche come professionalità ovviamente, perché questa sera ancora di più certi temi mi hanno toccato, interessato più dell'altra volta, forse perché ho risentito e ho avuto l'occasione di conoscerla meglio, quindi mi sentivo più chiamato in causa. Io direi di chiudere, visto che come sempre il nostro tempo è tiranno, ma io mi dilungo in chiacchiere, parlando sempre del libro La consultazione psicodinamica, cari amici, del dottor Giuseppe Filidoro, io l'ho sbagliata questa volta, che non l'ho sbagliata l'altra, e abbiamo precisato non sbagliamo, Armando Editore. La Research, parliamo di questa associazione, questa, sì, associazione che ha sede a Cittadella, in provincia di Padova. Sì, questa è un'associazione che io ho fondato assieme ad altri colleghi, con la finalità è quella di offrire ad altri psicoterapeuti un gruppo di appartenenza e far sì che si possano promuovere per loro delle attività di tipo formativo, perché in un lavoro come il nostro la formazione è necessario che sia continua, che non ci si senta arrivati mai, ma che si possa continuare ad esplorare l'incontro con l'altro e una continua rivisitazione di se stessi. Quindi l'associazione è finalizzata appunto a creare degli incontri formativi e anche a diffondere la cultura psicoanalitica nella zona. A questo proposito, è stato già detto prima, domani ci sarà un incontro importante a Cittadella, verrà il professor Eugenio Borgna, che è autore di libri bellissimi davvero sulla psichiatria, libri che denotano una grande umanità. Incontro che noi ci auguriamo che abbia il successo che merita. E naturalmente noi di Saiuz Web Network ve lo auguriamo. Allora, diamo questo annuncio, insomma, che volevamo dare, che appunto tra Saiuz Web Network e l'associazione Research, lo diciamo in anteprima,
nascerà questa collaborazione, comunque la Research avrà gli spazi che merita ovviamente su Science Web Network, quindi prossimamente, poi vi annunceremo quando, indicativamente a fine novembre o comunque a dicembre, entro la prima metà di dicembre, poi ci organizzeremo con i nostri vari impegni, avremo questa, veramente questo onore e piacere di collaborare dando spazio alla Research per una trasmissione in diretta, presumiamo, dove il dottor Filidoro e poi i suoi colleghi, collaboratori e quant'altro, con la dottoressa Carratece, che voglio rinominare e salutare caldamente, e naturalmente tutti gli altri avranno il piacere di avere uno spazio a loro dedicato, a loro concesso, in cui parleranno di varie cose, e naturalmente chi fosse interessato può cominciare a contattare Science Web Network per eventuali argomenti da richiedere, che verranno trattati, per eventuali domande, potranno anche ovviamente intervenire in diretta come al solito con la chat, quindi in www.sciencewebradio.net, il nostro blog, oppure l'email dove contattarci all'indirizzo di posta elettronica, che è info@science.com, oppure ricordiamo la Research con il sito dove poterla contattare, che è www.apsi-research.it. Esatto, esattamente così, e quindi poi vi preannunceremo tutti tutto. Vi ricordo ancora una volta, come ho citato prima e voglio appunto consigliarvela, la libreria Ubic, Ancora News SRL, se vogliamo essere precisi, dove qui appunto ho il bigliettino, in via Garibaldi numero 8 a Castelfranco Veneto, in provincia di Treviso. Il numero di telefono per contattare la libreria Ubic, che ringraziamo e naturalmente salutiamo per aver ospitato l'evento, insomma, della presentazione della consultazione psicodinamica. Il numero di telefono, vi faccio vedere di nuovo il bigliettino, è lo 0423 721254, quindi 7423 721254. Naturalmente sito è www.ubiclibri.it e l'email per contattare la libreria Ubic a Castelfranco Veneto è castelfranco@ubiclibri.it. cari amici, anche per questa volta è davvero tutti. Gianluca di Science Web Network con il carissimo dottor Filidoro, a cui stringo veramente caldamente la mano, vi ringraziano per essere stati al nostro ascolto, vi diamo appuntamento, vi ricordiamo gli appuntamenti dei lunedì sera in diretta con Science Web Network, con Gianluca sottoscritto via Web TV e anche via Web Radio, il nostro Saius dalla regia dietro le quinte, con Luca, il mitico e grande Luca, con ospiti sempre a sorpresa, artisti, e naturalmente avremo anche il piacere, quando potrà e vorrà, di avere il dottor Filidoro, la dottoressa Carratece, e quindi con l'associazione La Research, che naturalmente ci racconteranno le loro cose in diretta, naturalmente il lunedì sera. Naturalmente io personalmente vi ricordo la mia rubrica The Rock Band History tutti i giorni alle ore 00, alle 6, alle 12 e alle 18 per ascoltare su Science Web Network. Cari amici, alla prossima e grazie di tutto. Ciao!